È davvero una grandissima gioia essere con voi, perché oggi è come se, non tanto il sottoscritto, noi che siamo venuti a festeggiare con le lavoratrici, i lavoratori, di questo stabilimento, festeggiassimo la Vespa, ma un po' tutto il paese. La Vespa è uno di quei simboli che riguarda tutta l'Italia. Cioè, non facciamo discorsi troppo astratti. Ciascuno di noi ha un ricordo legato alla Vespa, come minimo. Può essere un film, può essere il primo strumento, il primo motorino utilizzato, può essere, per me per esempio, mio padre che mi porta, lui che va a giocare calcio, non esageriamo, insomma, una specie di calcio, visto come giocava lui, che mi porta con la Vespa al campo sportivo. Ognuno di noi ha dei pezzi di storia e credo che questo sia valido in particolar modo per quelli che lavorano qui. Io non so chi è il più anziano di servizio anche tra i pensionati, se c'è qualche pensionato Piaggio, se c'è qualcuno che è da tanti anni che è qua. Se ci pensiamo, 23 aprile 1946, l'Italia era appena uscita dalla guerra, non era ancora passato un anno dalla fine della guerra. Beh, in realtà, in questa zona la guerra era finita tra l'agosto e il settembre del 44, no? Firenze era l'11 agosto, Pontedera il 2 settembre, non so, Pisa immagino più o meno nello stesso periodo, Marco. Il punto è che dopo un anno e mezzo, immagino il viaggio verso l'ufficio brevetti di Firenze a brevettare questo strano aggeggio che nasceva dall'esigenza di rendere più comoda la seduta, no? Quindi, la poltrona era più comoda rispetto al meccanismo tradizionale. Ora i fotografi stanno coprendo la prima Vespa. Dove sono? Ce l'avete lì, eccola qua. È quella. Nasceva dall'idea di stare in modo più semplice a sedere mentre si viaggiava. Molte invenzioni nella storia sono nate dall'esigenza di rendere più semplice il tutto. Se ci pensate, l'iPhone ha avuto una storia simile. L'iPhone nasce dal desiderio di levare la tastiera. Lì levi il tubolare, sposti il motore, lo sposti indietro e ti metti a sedere più comodo. E nella Vespa però ci sono anche tanti aneddoti che funzionano e altri che funzionano un po' meno. I primi mesi non è che va benissimo, se non ricordo male. Eppure si continua a crederci. E poi diventa un modo per liberare le persone. L'Italia si rimette in moto grazie alla Vespa. In senso tecnico, per molti la Vespa diventa lo strumento per vincere le distanze, per poter avere un minimo di autonomia. Negli anni del dopoguerra la Vespa aiuta a superare le difficoltà di strade che devono essere asfaltate e rimesse in ordine. La Vespa prende per mano gli italiani e li porta prima al boom e adesso alla fase che stiamo vivendo. Naturalmente nel corso degli anni cambia. Il design si fa sempre più accurato e oggi la Vespa è leader nel proprio settore a livello mondiale. Con il presidente Colaninno e con alcuni di voi siamo stati in Vietnam, dove si producono 70.000 Vespe per il mercato asiatico, diciamo così, e la passione, l'orgoglio, il senso dell'identità, del made in Italy, dell'esperienza italiana. Non è che si perde perché le stesse cose vengono fatte in Vietnam. Quella non è delocalizzazione, quello è investimento sul futuro. Bene, se dovessimo festeggiare i 70 anni, 23 aprile del 46, il cammino verso l'ufficio brevetti di un progetto che sembrava uno dei tanti, e 23 aprile 2016, 70 anni dopo, il risultato straordinario, potremmo dire, vabbè, siamo qui a festeggiare, si festeggia un compleanno. Ma per quello che vi ha detto e ci ha detto il presidente Colaninno, io credo che il compleanno di oggi della Vespa non sia soltanto una occasione per gli italiani per guardarsi indietro, per guardare ai tanti film, alcuni stanno girando dietro di me, che hanno segnato il trionfo di questo mezzo di trasporto. È, a mio giudizio, qualcosa di particolarmente più intrigante perché è una sfida per il futuro. Come sarà la mobilità nei prossimi anni? Difficile dirlo. Dici, ma Renzi, ma che ci viene a dire? La mobilità, ci sono le strade, ci si sposterà. Non è così.
Non è così. Tutti i grandi player globali, non solo quelli delle auto, stanno inventando e studiando soluzioni innovative. Non soltanto la macchina senza guidatore, senza driver, che ormai è qualcosa più che un sogno, è un progetto al quale si sta lavorando diffusamente non soltanto negli Stati Uniti. Non soltanto le auto elettriche di ultima generazione, ma anche un nuovo modello che rivoluziona il concetto stesso di mobilità. Chi resiste in questo scenario? Io credo che resista chi ha la forza di un brand, la voglia di innovare, la qualità delle donne e degli uomini che ci lavorano e degli istituti di eccellenza accanto pronti a dare una mano. Da questo punto di vista, Vespa e più in generale Piaggio si trova nelle condizioni migliori. Gli istituti straordinari, universitari di Pisa, a cominciare dal Sant'Anna, la Normale, ma tutto il complesso universitario di Pisa. Oh, Marco, più che parlare bene da fiorentino, vuol dire proprio che ci credo, cioè che siamo proprio, oggettivamente bisogna riconoscerlo. Ci sono le realtà delle università di Pisa, sono realtà all'avanguardia a livello globale, lo sa Maria Chiara Carrozza, lo sanno molte e molti di voi. C'è un sistema di qualità del territorio, perché il territorio, la cosiddetta Arno Valley, è pronta a fare sempre di più e sempre meglio. C'è un sistema di trasporto e di infrastrutture legate al trasporto che continua a crescere, con tutti i limiti e le difficoltà, e anche i nostri campanili. Il fatto che, ad esempio, l'aeroporto di Pisa, che qui è un tiro di schioppo, che comunque adesso ha un percorso ulteriormente di crescita anche con la sinergia con l'aeroporto di Firenze, porterà ad essere probabilmente il terzo aeroporto nazionale, e soprattutto la qualità delle donne e degli uomini che vi lavorano. E allora io sono qui semplicemente per dire sì, bello festeggiare i 70 anni. Credo che gli italiani che domani vedranno sui giornali la foto della cerimonia, penseranno ciascuno di loro a un ricordo particolare e peculiare della Vespa, della loro vita della Vespa. Non c'è italiano che non abbia in mente un aneddoto, un ricordo della Vespa. Ma contemporaneamente, questo è il senso profondo della nostra sfida, non siamo qui a celebrare, a festeggiare, a commemorare. Siamo qui a prenderci la sfida di fare per il sistema di trasporto che verrà uno strumento che sia in grado di affrontare il futuro. Ciò che vi ha detto il presidente Colaninno è molto interessante, è straordinariamente ispirante. Noi possiamo essere nel mondo che cambia, nel sistema di trasporto che cambia, in condizioni di essere leader. Certo, oggi la Vespa è leader in questo settore da tutti i punti di vista. Oggi siamo nell'azienda che è leader europea, che deve confrontarsi con un po' di colossi a partire da Honda, Yamaha, Honda e Yamaha essenzialmente. Ci bastano, diciamo, sono due belle sfide. Ma quello che secondo me il compleanno della Vespa ci dice è che se ce la mettiamo tutta è l'Italia che può farcela. Se smettiamo di piangerci addosso e di lamentarci e proviamo a considerare la globalizzazione come la più grande occasione che abbiamo, è l'Italia che può farcela. E se pensate che nel mondo a una persona a cui si dice Vespa, a cui si fa vedere uno spezzone di film, o a cui semplicemente si racconta una storia, che è una storia di design, che è una storia di innovazione, che è una storia di tecnologia, che è una storia per alcuni aspetti di rispetto ambientale superiore a tante altre, che è una storia di possibile avventura da vivere insieme, se si racconta questo nel mondo, non soltanto la Vespa si vende di più, ma è l'Italia che cresce. E allora, e finisco, io troppo spesso mi sento dire ma te parli sempre di comunicazione. Sì, perché la comunicazione non è l'alternativa al far bene le cose. C'è un certo atteggiamento, un po' discutibile secondo me, che vuol far credere che o si fanno bene le cose o si comunicano bene. Nella costruzione del mondo che verrà, in un mondo che è sempre più all'avanguardia, sempre più capace di cambiare e anche con tempi di cambiamento che sono sinceramente spaventosi, quello che servirà sarà fare i prodotti meglio di tutti gli altri.
E l'Italia lo può fare, perché ha le università in grado di aiutarci, perché ha le donne e gli uomini capaci di farlo, perché ha un sistema scolastico che ancora funziona, perché ha degli imprenditori che ci credono, perché ha degli amministratori che ci provano. Ma accanto a questo, riuscire a raccontare intorno a un prodotto che si fa una storia che sia capace di far innamorare le donne e gli uomini che verranno. È quello che ha fatto la Vespa, è quello che continuerà a fare la Vespa, io ne sono certo, è quello che, lo dico agli amici di Pontedera, deve rendervi orgogliosi, perché siate orgogliosi di quello che i vostri genitori hanno fatto qua e che voi continuate a fare e che dopo 70 anni ci porta a dire che questo prodotto non è un prodotto che oggi festeggia i primi 70 anni, è un prodotto che si pone la sfida dei prossimi anni. E allora, e ho finito, pensate a cosa potrà accadere, ripartiamo dal punto di partenza, riparto da dove ho iniziato, cosa accadrà nei prossimi anni? Chissà quanti cambiamenti. E del resto ho fatto l'esempio del telefonino, chi avrebbe mai immaginato 10 anni fa che la Nokia o la Motorola sarebbero fallite nel giro di un decennio? Chi l'avrebbe immaginato? Nessuno. L'innovazione è il cuore del nostro tempo e il nostro tempo offre a chi ci prova e a chi si mette in gioco una grande occasione. Ecco perché noi continuiamo a dire che l'Italia ha bisogno di togliersi di dosso un po' di polvere, di smettere di lamentarsi e di provare concretamente a creare le condizioni perché la crescita torni stabilmente nel nostro paese. La Piaggio lo sta facendo, la famiglia Colaninno ha creduto in questo sogno quando era difficile, perché era il 2003-2004. Oggi, dopo 12 anni dall'inizio di quella scommessa, possiamo dire che ci sono settori di mercato che sono assolutamente nelle vostre mani, non soltanto nel settore delle due ruote, penso alle tre ruote in India, penso a ciò che potrà aprire il mercato africano, pur con mille difficoltà. Noi stiamo investendo moltissimo nell'Africa perché pensiamo che l'Africa nei prossimi 20 anni avrà dei tassi di crescita, a parte perché è giusto farlo, ma poi perché l'Africa avrà nei prossimi 20 anni tassi di crescita paragonabili a quelli che ha avuto il sud-est asiatico. Occorre dare stabilità alle istituzioni. C'è uno spazio negli Stati Uniti, c'è uno spazio che continua a essere forte nelle Americhe. Io credo che se ce la mettiamo tutta, la Vespa diventa uno straordinario simbolo, è una straordinaria metafora di quello che deve essere l'Italia. E allora, a nome del governo italiano, grazie alle lavoratrici e ai lavoratori di Piaggio, grazie alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno reso possibile questa bellissima storia di successo, grazie a Roberto Colaninno, a Matteo, a Michele, a tutta la squadra della famiglia Colaninno e della Piaggio che crede nella possibilità per la Vespa di avere un futuro, e grazie anche a tutti gli italiani che, guardando le immagini della Vespa, avranno un pensiero di nostalgia, che non fa mai male, ma anche tanta voglia di futuro. Se riusciamo a tenere insieme la nostalgia con la voglia di futuro, io sono convinto che l'Italia sarà leader per i prossimi anni e che non ci ferma più nessuno. Grazie, in bocca al lupo, viva la Vespa, viva Pontedera, viva anche Pisa, vai, no, soltanto stavolta.